Oggi torniamo a parlare della linea gourmet di Oli Vape e tra i liquidi che mi sono arrivati quello che mi ha intrigato, tra virgolette interessato di più, non so per quale motivo, forse perché mi piace quello che sono tentato di andare a riprodurre, è questo qua, il cannolo alla crema. Cannolo alla crema, semplicemente cannolo alla crema, c'è anche la fotina qua sopra sull'etichetta, quindi arriva sempre in boccetta chiavi da 60 con all'interno 20 ml di aroma concentrato, a cui aggiungere 40 ml di genitale per andare a zero, 30 ml di genitale più 10 di booster, con la mia più magari da voi, e qui una stabilizzazione anche qui, diciamo medio-lunga, dove il medio potrebbe essere una settimanina, e un lunga anche un 10-15 giorni per arrivare proprio, a mio avviso, al top di questo liquido che adesso noi andiamo ad assaggiare insieme. Allora, ero molto curioso di sapere come sarebbero riusciti a far venire fuori questo cannolo alla crema e devo dire che ci sono riusciti, a mio avviso. Sentite addirittura lo zucchero sopra, zucchero a velo sopra, diciamo, la cialda. Tanto per dirvi la complessità di questo liquido, che forse complesso non è, però sono stati bravi a mixare bene le percentuali, a mio avviso, perché comunque sentite subito la crema alla vaniglia, che qui, come gli altri dove, della linea dove c'è la vaniglia, utilizzano una sorta di aroma vaniglia bacche, credo, perché sentite un po' secchino, che però poi subito con la crema viene fuori un po' più cremoso e un po' più, diciamo, lineare come crema alla vaniglia. E la cialda del cannolo fritta, se volete, si sente, non si sente, nel senso che dà supporto perché dà quella sensazione di che non è crema, ma è qualcosa di sfogliato, ecco, se vogliamo. E poi c'è lo zuccherino a velo sopra, che lo sentite sul finale, che dici, porca miseria, si sente anche quello. Quindi, secondo me è un liquido ben riuscito. È abbastanza dolce, non è dolcissimo da strappare, però per i non amanti dei dolcioni non lo userei in cloud, lo userei in flavor più a wattaggi più bassi, dove rende comunque molto molto bene. Io questo, visto che mi piace proprio come mix di aromi, lo uso anche tutta la giornata in cloud. Poi ovviamente saprà fare quello che più gli piace e quello che più gli aggrada, come sempre. Però faccio complimenti a Oli Vape perché è un liquido veramente ben riuscito. E io, come al solito, vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!